Carissimi amici, mi chiamo Antonio Esposito, vengo da Sorrento, dall'Italia, e mi trovo nella cucina di famiglia dell'Istituto Culinario Neranzi. Bellissima. Allora, vi andrò a fare una bellissima focaccia che potete replicare nelle vostre case. Vi faccio vedere gli ingredienti. Guarda me. Ora vi andrò a farvi vedere le cose che andremo a fare sulla focaccia. Olive nere e olive verdi, del gruppo Robo. Carciofini spettacolari, del gruppo Robo. Pesto genovese, un profumo, lasciamo stare. E dei pomodori secchi, tutto del gruppo Robo Italia. Ma mozzarella italiana, farina del gruppo Neranzi, una farina 00 di quality eccezionale, dell'olio del posto, profumatissimo, sale e un po' di mentuccia fresca. Vi piace l'idea? Una bella focaccia. Andiamola a preparare. Siete pronti? Andate a prendere una bella ciotola. Portatela qua. Ci mettiamo 1 chilo di farina, gruppo Neranzi 00, 12% di proteine. Bella, forte, perché poi vi spiego perché. Poi 700 cl d'acqua. Ok? 15 g di sale, 2 g di lievito, poco così qua non si gonfia, e olio quando ne volete. Più ne mettete e più verrà buono. Ok? Venite con me. Ho messo la farina e il lievito. Ora aggiungo l'acqua. Ecco, una metà. Mettiamo qua. Il sale torno, così. Bella pure questa, fai. Ecco. Mani, belle le mani. Come siamo a casa. Così si fa in Italia, vedi? Così con le mani. E giri. Giri. Un altro poco d'acqua. E si miscela con la farina e acqua, vedi, con le mani così. E girate, guardate, girate così. Ogni volta che fate così, girate. Mettiamo il nostro olio. E lavoriamo così. Ecco qua, guardate, allora, l'olio abbiamo messo sul tavolo, perché ora facciamo così, mettiamo qua sopra, passiamo questo qua, un altro poco d'olio e facciamo così, vedete, bella piena d'olio. Eccola qua, ora l'impasto è finito, non ancora, è vero, dobbiamo aspettare 5 minuti, lo andiamo a coprire, facciamo così, ups, si riposa 10 minuti, poi dopo si toglie e si fanno le pieghe, si fa uno, così, poi due e poi tre. Si chiude e si riposa. Bisogna farla per 3 volte, ogni volta 10 minuti. Lui riposa, poi lavora. Lui riposa e poi lavora. Dopo 3 volte si prende questo, si pulisce, si mette un filo d'olio, così, si fa l'ultima piega, uno, così, così, vedete? Si mette qui, si va con una pellicola e si mette in frigo per tutta la notte, per 10-12 ore.
Allora, l'impasto l'abbiamo messo in frigo, è stato a lievitare tutta la notte o la mattina, 6, 8 ore, 10 ore, dipende, si deve raddoppiare. Poi prendiamo l'impasto, escono 4 palline, ok, e poi le mettete in un cassetto e li fate lievitare. Dopo che hanno lievitato, prendete la pallina, qua, eccola qua, prendete la pallina, vedete, e la mettete in questo contenitore, la fate, la stendete, fate con i buchetti così, ok, e la fate lievitare un'altra volta, passeranno una mezz'oretta, 30 minuti, ok, dopo 30 minuti la focaccia è pronta, la prendiamo, ci mettiamo dell'olio, con le mani facciamo così, dei buchetti piano piano così, ok, e la mettiamo nel forno. Il forno ci vorranno circa 10-12 minuti a 200 gradi, i primi 5 minuti, e poi a 180 gradi la restante 5-7 minuti in base al vostro forno che avete. Quando sarà, aspettate, quando sarà così, eccola qua, quando sarà così voi la guardate, sarà pronta, perfetta, la tirate fuori, la mettete su una griglietta, la fate raffreddare e poi l'andiamo a preparare. Coltello. Ecco qua. Vedete? Eccola qua. Eccola. Vedete? Bella morbida, morbida. Vi piace morbida? Ve la faccio vedere. Vi piace croccante? Vi spiego come si fa. Allora, andiamo a prepararla. Da dove cominciamo? Olive nere. Ma ci volevo mettere un po' d'olio profumato? Mettiamoci. Ecco qua, un po' d'olio. Poi, la mentuccia fate così. Mamma mia, olive, olio, mentuccia bella fresca, olive, da qua mettiamo le olive nere, da qua mettiamo le olive verdi, poi vi spiego, ecco qua, guardate, poi da qua questi pomodori vengono asciugati al sole e poi conditi con olio extravergine e poi solo da mangiare. Olio. Poi ci mettiamo, da quest'altra parte ci mettiamo il pesto. Un po' di pesto, un po' di pesto, un po' di pesto genovese. Ecco. Lo stendiamo così. Bene. Qua lo mettiamo qua, andiamo con il carciofo. Guarda quanto è bello questo carciofo, vi piace? Sì? Un fiore, eh? Allora, con le mani, vedete com'è bello? Ecco qua, con le mani, ok, ora vi piace la mozzarella?
Sì, ce lo mettiamo. Ora, coperchio, ok, e le andiamo a tagliare. Allora, io vi consiglio questa qua con i carciofi, il pesto genovese, ecco, le olive verdi, di fare un bel tramezzino. Mi fate dei piccoli triangolini, così, così, ok, vedete? Questa qua le usate per bella come tramezzino, bello fresco. Questa qua invece, vedete, pomodori secchi, olive nere, mozzarella, un filo d'olio, la mettiamo nel forno 2-3 minuti, non di più, ve la mangiate bella croccante, ok? Quindi se vi piace croccante, forno 2 minuti, tramezzino, morbida, subito, ok? Eccoci qua, ve le abbiamo preparate, quindi sono dei tramezzini belli questi qua, se li volete mangiare belli da tramezzini freschi così, oppure li potete riscaldare e farli diventare croccanti. Ora ci abbiamo aggiunto delle olive, qui ci abbiamo messo della mentuccia e del pesto, del pomodori secchi. Ora, se volete, un po' di origano sopra, così giusto giusto per dare quel profumo. Io vi ringrazio. Falami Dei, Falami Dei, Falami Dei, di cuore. Grazie, da Antonino Esposito e dal gruppo Nerazzi.